volevo collegarmi alla prima domanda, al fatto dell'Accademia. Io conduco questa Accademia da 6 anni, l'ho fondata a Villabate, mi inorgogliva moltissimo il fatto di avere proposto al mio paese, alla mia gente, al popolo di Villabate, alla struttura mediatica, alla struttura municipale, alla gente che comanda, tra virgolette, perché io non so chi comanda, secondo me non c'è, di proporre a tutto il mondo villabatese un qualcosa di positivo, un qualcosa che facesse rinascere un pochettino le speranze di tutti. Un'accademia lirica porta cultura, porta benessere anche per quel poco che l'abbiamo tenuta poco, solo 2 anni, e poi hanno fatto in modo che io andassi via. Non è polemica fine a se stessa, è un po' di amarezza che provoca questa cosa in me, perché averla fatta rinascere a Palermo, che è una grande città, eccetera, che non ha bisogno della mia accademia, però l'ha accolta bene Palermo, una grande città. Il mio paese no. Il mio paese ha snobbato questa azione culturale che avrebbe portato benefici enormi, e questo mi porta un po' di amarezza. Però voglio dire, questa accademia oggi è presente in tante strutture fuori da Villabate, tant'è vero che l'anno scorso ho fondato io un piccolo festival dell'opera a San Vito Lo Capo, estivo, e abbiamo iniziato l'anno scorso e quest'anno ritorniamo con 2 opere, che sono i Gianni Schicchi e la Suora Angelica di Puccini e Viva la Mamma di Donizetti. E poi quest'anno portiamo il Barbiere di Siviglia, che prima andiamo ad Agrigento a farlo ora ad aprile, con tutti i ragazzi dell'Accademia. Io sono coinvolto perché i teatri prendono il nome, quindi vogliono me, che faccio una parte pure io, e quindi canterò La Calunnia e Come un colpo di cannone, però ci sono tutti i miei ragazzi dell'Accademia. Questo purtroppo manca a Villabate, perché io avrei potuto scrivere con l'Accademia Lirica di Villabate, e ahimè questo non posso dirlo. Posso dire soltanto che ho composto un inno per il mio paese assieme alla mia mamma nel 1983, e quest'inno è stato conservato, perché poi è morta la mia mamma e io sono stato fuori per la carriera, non ho potuto frequentare molto Villabate, ma da qualche tempo a questa parte ho voluto rimetterlo in atto, quest'inno, ed è stato istituzionalizzato dal sindaco Cerrito. C'è stata qualche polemica che mi è passata come l'olio che scivola, dice ma quest'inno, ma no, doveva essere votato dalla popolazione, eccetera, ma poi parlano le persone che non sono di Villabate, che non sanno nulla di ciò che è il nostro paese, di ciò che io dico nel testo. Non solo musicale, la parte musicale l'ho composta con mia mamma, mi ha dato una mano mia madre, che era una grande musicista, grande, ma la parte del testo è tutto frutto di ciò che io ho vissuto da piccolo. Io parlo a Montagnoledda, Ruscaro, a Chiesanica, a Chiesaranne, a Vaneddazza. Questa gente che ha criticato questo fatto non sa neanche che significa, che cos'è Vaneddazza. Signori miei, venitelo a dire a me, non ditelo al Consiglio Comunale. Dovete avere il coraggio di dire a me che quest'inno non è adatto e non ha una valenza né musicale né di testo, quando tutto il mondo lo canta. A Villabate abbiamo fatto diverse registrazioni, sono belle, la gente è allegra, la gente si diverte, batte le mani, e questo che vogliamo noi. Villabate deve svegliarsi anche attraverso un inno di nessuno. Io non sono chissà chi, l'ho composto, è piaciuto, però c'è sempre la parte di coloro i quali devono metterci chissà che cosa, voglio dire, il bastone fra le ruote. Non funziona, l'inno è stato istituzionalizzato, e questo grazie, devo dire, a Franco Cerrito, che ha voluto a tutti i costi, nel Parco della Musica, ufficialmente
presentarlo come inno ufficiale di Villa Abate. Batto le mani. Un grande traguardo. Per me è un grande traguardo, ma non per me, più che altro per i posteri. A Villa Abate c'è, nessun comune c'ha un inno. Noi l'abbiamo e deve essere pure lì frastornato da commenti strani, e questo è veramente fastidioso. Io vorrei parlare con questa gente che ha qualcosa da dire. Venitelo a dire a me, i signori, non faccio i nomi, ma sapete di chi parlo, è vero? Ok? Lei ha un'accademia, ha i ragazzi che frequentano questa accademia. Che consiglio dà per seguire questo cammino? Bene, ora mi calmo un attimino perché ho parlato di Villa Abate e mi sono un po' eccitato. Ora parliamo dell'Accademia, che è una cosa molto bella, una cosa molto tranquilla, molto seria. Io ho più di 30 allievi da tutto il mondo, non solo siciliani. E 30 allievi significa che vengono da tutto il mondo, significa che la cosa va, la cosa è apprezzata. È una scuola di alto perfezionamento e io devo dire purtroppo che i tempi oggi sono un po' tristi. C'è la crisi economica, quindi i teatri non programmano più come una volta, c'è la crisi economica, quindi c'è pochi soldi, i ragazzi fanno qualcosa e non vengono pagati, eccetera. Quindi sono ragazzi che hanno qualche difficoltà. Però dico sempre che devono, la passione aiuta molto, come ha aiutato me, che io sono andato a Milano senza una lira in tasca, perché mio papà e mia mamma, altro che raccomandazioni, non potevano permetterselo, non è una vergogna, è normale. Però voglio dire, i ragazzi oggi la soffrono di più questa cosa, perché questo tipo di crisi, economica, parlo di crisi economica, non di ideale eccetera, ma potrei anche parlare di quelli, di quelle crisi, ha messo in ginocchio tutto un sistema, il sistema artistico, il sistema che è il più penalizzato, diciamo, perché dice vabbè, se noi penalizziamo economicamente l'arte non è una cosa grave, invece io dico che è gravissimo, che noi italiani stiamo perdendo ciò che era il nostro patrimonio artistico. L'opera lirica è portata in tutto il mondo, in Giappone, in Asia, in Cina, in Corea, in America, eccetera, eccetera. Vivono culturalmente del nostro patrimonio. I nostri Giuseppe Verdi, Puccini, Bellini, Donizetti, Rossini, eccetera, sono nostri, noi stiamo perdendo, loro stanno acquistando. Ecco, allora dico ai ragazzi, coraggio, non vi preoccupate, perché i valori prima o poi verranno fuori. Speriamo prima possibile, ma dovete avere il coraggio di continuare ad essere, come dire, testardi, diciamo la parola tenaci che è meglio, ok? Lei ha parlato di crisi, ha parlato di dettagli alla cultura. Secondo lei qual è la medicina da poter somministrare a teatro e spettatori? È come se io andassi contro me stesso. Allora, una stagione lirica va gestita coi giovani, perché i giovani costano poco. Ci sono i giovani bravi, ovviamente, non tutti, noi prendiamo tutti i giovani e li facciamo cantare. Quelli bravi, ce ne sono tantissimi. Gestiamo le stagioni coi giovani perché costano meno, diamo lavoro ai giovani e il teatro risorgerà, perché i ragazzi che vanno in teatro oggi, i ragazzi che vanno a vedere il teatro, e ce ne sono tanti, vogliono vedere anche i loro coetanei. Non tutti questi vecchiazzi arrangiati come mia, che continuano a cantare. Per carità, vado contro di me. Diamo spazio ai giovani. Perché questo, allora, il teatro si può riprendere solo attraverso questa medicina, attraverso l'utilizzazione dei ragazzi giovani in teatro, perché è giusto che il pubblico nuovo sia soddisfatto nel vedere i loro coetanei là sopra. Allora così significa che noi sproniamo anche i giovani a studiare, perché loro vedono i loro coetanei che cantano e si esprimono artisticamente e dicono perché lui sì e io no? Allora voglio studiare pure io. Ecco, ma tutti questi vecchi bacucchi che vanno sempre gli stessi nei teatri, calmiamoci, bisogna utilizzare i giovani. I giovani, e non lo dico perché ho la mia accademia, ma perché ci sono tanti giovani bravi che vanno messi, buttati, come si suole dire, su palcoscenico. Via, mettiamolo su palco, facciamoli recitare, facciamoli cantare, perché sono bravi.
Okay? Le faccio un'ultima domanda. Sì. Lei ha un sogno che ancora non è realizzato, ma vorrebbe realizzare? E tocchi un tasto che se ne è parlato stamattina, a lungo, perché se ne parla tutti i giorni, quando viene fuori il discorso è come se io avessi un vuoto dentro. Il Teatro delle Palme di Villa Abate. Il Teatro delle Palme di Villa Abate è intanto un monumento storico, okay? È un monumento di aggregazione, è un monumento, io lo chiamo monumento perché è veramente stato un monumento per tutti noi villabatesi, un monumento di aggregazione culturale che manca al paese. Questo fatto sembra niente, ma è gravissimo. Non esserci un teatro dove potersi esprimere culturalmente è una mancanza enorme, soprattutto per noi villabatesi che siamo abituati ad averlo da sempre un teatro. I miei zii e mia mamma, era il trio, io li chiamavo Cricchio Crocchio e Manichi Ciasche, per dire, che erano come il trio dei fratelli Titina De Filippo, e Edoardo e Peppino, perché c'era una femmina e due mascoli. Era un trio costruttivo, e attraverso il teatro hanno formato la mentalità di molti giovani di allora, perché poi c'erano i vari discepoli, Totò Troia, Ciccio D'Agati, Pippo Raricella, eccetera, eccetera. Qui sono nati da loro. Oggi non c'è la struttura, quindi i ragazzi di oggi non possono vivere, non possono crescere, perché non c'è una struttura che li faccia crescere, però ci sono le persone che possono farli crescere. Ci sono due realtà teatrali, una di Totuccio Troia che si chiama Amici dell'Arte e l'altra la Compagnia Agorà di Nino Pitarresi, che mi viene pure cugino, figlio di mio zio. Voglio dire, Perché non deve esserci la struttura per potersi esprimere? Ora il teatro degli Amici di Agorà, dimentico sempre come si chiama, l'Agorà, va a fare una recita a Palermo, perché noi non abbiamo la struttura a Villa Abate. È giusto questo? No, perché i ragazzi non vivono la realtà del teatro. Io parlo del teatro, ma anche del canto. Adesso ho fondato, e poi chiudo, ho fondato una corale che vive da 4-5 mesi e abbiamo debuttato con l'Inno di Villa Abate sul palco della musica. È stata una grande festa, bellissimo, veramente sono rimasto soddisfatto perché i ragazzi si sono impegnati ed è stata... questa realtà deve affiancarsi del canto, deve affiancarsi alla realtà del teatro, e noi cominciamo a portare nuovi adepti, nuovi ragazzi, nuovi giovani a questa realtà che il teatro e il canto. Dico questo e voglio dire, venite a fare le audizioni, io prendo pure gli stonati perché vi faccio intonare, non c'è guadagno per nessuno, neanche per il sottoscritto, lo faccio con tutto l'affetto del mondo per il mio paese e per i miei compaesani. Io la ringrazio e le auguro di realizzare non solo questo sogno, ma anche di portare avanti questo bellissimo progetto dell'Accademia. Grazie, grazie cara. Ciao.